Giovedì 4 giugno, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo il notiziario di oggi con l'importante cerimonia di consegna dei lavori per il porto turistico di San Marco di Castellabate. Alla presenza del primo cittadino Costabile Spinelli e del governatore della Campania Vincenzo De Luca, insieme a tanti sindaci del Cilento e autorità del posto. Ma vediamo il servizio con l'intervista al primo cittadino. Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei lavori alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, del primo cittadino di Castellabate, Costabile Spinelli. Gli interventi sono stati finanziati con oltre 5 milioni di euro dalla Regione Campania attraverso i fondi destinati alla messa in sicurezza e riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale. I lavori renderanno la struttura resistente ad eventi meteomarini straordinari, con opere strutturali per il rifioramento della mantellata del molo di soprafflutto e l'ampliamento dei servizi nell'area portuale. Il cantiere che verrà avviato riguarda, come da progetto, la realizzazione di una banchina che renderà pienamente fruibile il molo di soprafflutto, il miglioramento della viabilità. Facciamo la consegna dei lavori, siamo alla fine di un iter molto lungo amministrativo che ha visto questa procedura, un finanziamento, con un primo finanziamento, poi insomma tanti anni di attività, perché questa è la ripartizione della sovrintendenza. Per cui si è dovuto rimodulare il progetto un'altra volta, quindi una serie di vicissitudini. Oggi per fortuna siamo alla fine, consegniamo i lavori, inizieremo questi lavori tanto attesi, di messa in sicurezza del porto, di messa in sicurezza dell'area portuale, della testata, e quindi è previsto un arretramento del muro, quindi maggiori condizioni di sicurezza, servizi del porto, quindi un'opera importante che eravamo, insomma, che attendevamo da tanto tempo. Sindaco, per quanto riguarda invece il termine dei lavori, ci potrebbe già eventualmente una data? Il termine dei lavori chiaramente adesso sarà all'inizio, sarà nella parte esterna, quindi nella parte, diciamo, all'esterno dell'ambito del bacino portuale, poi ci saranno sospensioni ovviamente più estivo, e poi la ripresa, però credo che l'impresa e i programmi che sono stati fatti sono abbastanza veloci. Credo che, insomma, questo lavoro è previsto un anno, ma io credo personalmente di fare anche prima. 5 milioni di euro sono stati destinati appunto al comune di Castellabate per questo importante intervento. A parlarcene in prima persona è proprio il presidente Vincenzo De Luca. Sentiamo. Governatore, un importante intervento. 5 milioni di euro la Regione Campania ha stanziato per il comune di Castellabate. Cioè, il porto turistico riacquisirà, insomma, degnamente bellezza e fruibilità. Credo di sì, perché 5 milioni di euro è un intervento che aiuterà a rilanciare un po' dell'economia turistica di Castellabate. Ed è un intervento che è inserito in un programma di finanziamento della portualità del Cilento per un importo di 75 milioni di euro. Avremo interventi altrettanto importanti a Camerota, Centola, ma insomma tutta la fascia costiera avrà interventi davvero importanti. Proseguono gli interventi che abbiamo previsto per l'andazzo decisivo. Abbiamo deciso interventi sulla viabilità. La viabilità è saltata, per la verità è saltata in tutta la regione. Anche crisi delle province, finanziamenti ad altri, quindi abbiamo dovuto destinare risorse importanti anche per la viabilità. Parte a breve il servizio dell'alta velocità, il collegamento con i traghetti da Napoli, dalle isole per il Cilento, ma soprattutto l'alta velocità, ha avuto un buon successo, un buon riscontro lo scorso anno. Insomma, ci stiamo preparando al meglio per dare una mano ai territori per il rilancio della nostra economia. L'auspicio è che manteniamo comportamenti responsabili. E il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha proseguito poi il suo tour da Castellabate nella città di Agropoli per far visita al presidio ospedaliero agropolese. Ecco, noi abbiamo colto l'opportunità di chiedergli quale sarà il destino del nosocomio agropolese. Ascoltiamo l'intervista. Lei ha nominato gli ospedali della Campania. Questo tour non finirà a Castellabate, ma proseguirà dal Cilento per andare a visitare l'agropoliese.
la struttura ospedaliera. Ecco, in tanti cittadini chiedono la chiusura. Vogliamo dirlo definitivamente che l'ospedale Sant'Antonio di Avià sarà nella rete dell'emergenza con tanto di assunzioni di personale infermieristico e medico? Credo di averlo detto 200-300 volte. Non è mai tanto. Siete un po' distratti. Andremo all'ospedale di Agropoli perché, come sapete, abbiamo fatto i lavori per le sale operatorie. Siamo pronti, stiamo procedendo in questo momento alle assunzioni di medici, di radiologi, di anestesisti, perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi, fino alle 8 di sera per cardiologia. Abbiamo la possibilità anche di fare quick surgery, cioè di ospitare per pochi giorni anche nella residenza ospedaliera nostri pazienti in collegamento con il DEA di Manuela Lucaria. Stiamo preparando al meglio anche la struttura ospedaliera, preparandoci come sempre nei luoghi turistici ad un raddoppio della popolazione. Quindi è doveroso preparare. Presidente, una data. Come? Una data. Chiedete al direttore generale, la data non me la posso dare perché stiamo facendo le assunzioni in questo momento. Può essere un giorno prima, un giorno dopo, ma nel mese di giugno apriamo sicuramente tutto. Vi ricordo sempre, lo ricordo a qualche imbecille che ha la memoria corta, che quell'ospedale era stato chiuso. Io ricordo che sono venuto 2 anni fa e c'erano le catene alle porte d'ingresso. Babbo. E cambiamo del tutto argomento, ci occupiamo adesso di cronaca. Nella città di Salerno, appartamento Hot in zona Porto, sequestrato dalla polizia. Ma ascoltiamo e vediamo i dettagli nel servizio che arriva dalla redazione di Salerno. C'era un viavai di gente nel palazzo, soprattutto di notte, tanto da spingere i residenti a fare una segnalazione alla polizia. E così, a seguito di un'articolata attività di indagine, nella notte tra l'1 e il 2 giugno, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Salerno, nel corso di servizi di osservazione nella zona Porto di Salerno, hanno avuto modo di riscontrare che i sospetti dei cittadini che nello stabile ci fosse una casa Hot di appuntamenti erano fondati. Una serie di appostamenti hanno permesso infatti agli agenti di accertare che all'interno della casa in questione, occupata da una cittadina sudamericana, si consumassero prestazioni sessuali a pagamento. Pertanto, fermati inizialmente tutti gli avventori per riscontrare le ipotesi investigative ed acclarati i fatti, gli uomini della sezione Falchi hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento, ove era stata segnalata la presenza di numerose persone che si trattenevano all'interno dello stabile, soprattutto nelle ore notturne. All'interno sono state trovate 2 persone, una di nazionalità colombiana di 23 anni, che era in compagnia del suo cliente di nazionalità italiana nell'attesa di consumare una prestazione sessuale. Dalla successiva perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 250 preservativi, flaconcini di gel massage, oltre ad una somma di denaro provento dell'attività posta in essere dalla cittadina colombiana. Con la raccolta di elementi a sostegno dell'ipotesi investigativa, l'appartamento è stato posto sotto sequestro con l'apposizione di sigilli e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di ulteriori provvedimenti a carico dei responsabili. E ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Bucino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini.
Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi. Abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati in studio con la seconda parte del nostro notiziario. Andiamo ad Agropoli. Dal 1 luglio sarà attivo il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Agropoli. Sentiamo.
Sarà operativo a partire dal 1 luglio 2020 il distaccamento permanente dei vigili del fuoco di Agropoli, una promessa operata dal sindaco Adamo Coppola che diventa realtà. Il presidio permanente, che vedrà operativi al suo interno 30 tra uomini e donne organizzati su 4 turni. La sede nel frattempo, in questo mese di giugno, sarà interessata da una serie di interventi di adeguamento per renderla ancora più funzionale alle esigenze. L'edificio che ospiterà la caserma dei Caschi Rossi resta la medesima, ubicata presso il locale sito in località Mattine, che già accolto il presidio durante la scorsa estate e che la giunta regionale della Campania ha affidato in comodato d'uso gratuito al comune di Agropoli per finalità di protezione civile quale ente capofila del COM, centro operativo misto, per altri 16 comuni in caso di eventi calamitosi. Dopo un lavoro continuo e costante, afferma il sindaco Adamo Coppola, con una serie di interlocuzioni operate in questi mesi ai vari livelli, siamo riusciti ad avere un distaccamento permanente dei vigili del fuoco della nostra città. Un'operazione a tutela della sicurezza che va a colmare il gap prima presente sulla costa cilentana, che vedeva la sola presenza del distaccamento di Santa Marina di Policastro Bussentino. Uno step importante che segue l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza e si continua a lavorare per la costruzione ex novo anche del commissariamento di Polizia di Stato. Sono convinto che riusciremo anche in quest'altro proposito, perché il lavoro e l'impegno costante premiano sempre, conclude il primo cittadino Adamo Coppola. Ed ora ci occupiamo dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. La Filt CGL si schiera con la GESAC per fare decollare l'aeroporto. Sentiamo. La Filt CGL si costituirà ad adiuvandum per sostenere la GESAC e le amministrazioni interessate nella causa, che si discuterà domani al Consiglio di Stato a Roma sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. L'organo giurisdizionale dovrà pronunciarsi sull'annullamento della valutazione di impatto ambientale disposta dal TAR di Salerno dopo la denuncia di 13 proprietari di terreni che si sono opposti all'ampliamento dello scalo salernitano per questioni di impatto ambientale. In una conferenza stampa tenutasi stamane nel salotto Elia della Boulangerie della stazione di Salerno, la Filt ha illustrato tutte le iniziative sindacali sullo scalo aeroportuale, tra cui anche il prolungamento della rete ferroviaria fino al Costa d'Amalfi e il miglioramento della viabilità. Noi abbiamo deciso come Filt CGL Campania di fare un intervento ad adiuvandum, per cui saremo parte integrante del giudizio e parteciperemo domani al Consiglio di Stato per sostenere le ragioni di GESAC e quindi per sostenere lo sviluppo di una infrastruttura importantissima che, per mole di investimenti attivati, credo che sia l'investimento più importante degli ultimi 30 anni sul territorio e sulla provincia di Salerno. È un'occasione storica che noi non possiamo perdere. Parliamo di investimenti di circa 400 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati, per cui noi continueremo a supportare le ragioni di questo progetto, attraverso il quale si creerà sicuramente nuova occupazione e si creerà anche un effetto moltiplicatore, perché attivando gli investimenti su questa infrastruttura in un periodo tra l'altro molto complicato come la crisi dovuta dal coronavirus, noi avremo sicuramente un effetto cosiddetto anticiclico, per cui domani ci auguriamo che il Consiglio di Stato, anche grazie a questo nostro intervento, possa annullare la sentenza del TAR di Salerno. E ritorniamo su Agropoli. È stata ridata dignità alla statua della Madonna del Mare presso il porto turistico di Agropoli, grazie all'azione di un cittadino, Gerardo Scotti, che volontariamente e gratuitamente, in sinergia con il comune di Agropoli, l'Agropoli Cilento Servizi e con i dovuti permessi della Capitaneria di Porto, ha riqualificato la statua. Ma vediamo i dettagli, anche le foto, ecco, di questa opera di volontariato da parte di Gerardo Scotti. Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di riqualificazione della statua della Madonna del Mare, posizionata alla punta del porto turistico della città di Agropoli. Il gesto indegno da parte di ignoti ha privato la Vergine di 4 dita, 3 alla mano sinistra e 1 alla mano destra, deturpata la cupoletta che rappresenta la chiesa ai suoi piedi e imbrattato il manto con bestemmie. L'effigie della Madonna fu vandalizzata all'inizio del mese di marzo, prima dell'inizio dell'emergenza coronavirus. Nella giornata di ieri un cittadino di Agropoli, Gerardo Scotti,
Cotti, con i dovuti permessi della Capitaneria di Porto e la collaborazione dell'Agropoli Cilento Servizi, che ha provveduto a fornire le impalcature, ha iniziato i lavori di ripristino volontariamente e in maniera del tutto gratuita per ridare dignità alla statua della Madonna di Costantinopoli, protettrice dei pescatori, simbolo degli abitanti del borgo antico agropolese e punto di riferimento secolare da parte di tutta la comunità. E ci fermiamo ancora qualche istante per la pubblicità, restate sintonizzati sul nostro canale. Benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome, Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva. Rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici. Ozonoterapia, TECAR e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli Capaccio Castellabate. www.cilentorent.com, Facebook Cilento Rent Autonoleggio, telefono 0828 199 98 71. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione, migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive. Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi OSSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram.
Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Ci occupiamo di sanità, i pazienti tornano dai medici di famiglia, ma cambia il rapporto. E allora vediamo i dettagli nel servizio. Con il progressivo avanzamento della fase 2 cambia giorno dopo giorno anche il comportamento dei pazienti e il loro rapporto con i medici di base. Sono tornati i malati ordinari negli studi dei medici di famiglia con le malattie croniche di sempre, il diabete, l'ipertensione, lo scompenso cardiaco, i dolori articolari, messi in sordina con la pandemia del Covid che per la paura del contagio ha allontanato un po' tutti. La paura ora si è allentata e sono ricominciate le richieste di routine, sebbene il medico di famiglia può continuare fino al 31 luglio ad inviare direttamente in farmacia la ricetta per un suo paziente, così come può inviarla al paziente stesso. Se prima il medico si contattava telefonicamente, ora invece si preferisce più il contatto diretto. Le visite in studio devono ovviamente essere sempre concordate con il medico telefonicamente, perché non bisogna fare attesa. E ciò rappresenta sicuramente un lato positivo, perché vengono messi da parte gli affollamenti di ore e ore negli studi dei medici. Ma frattanto, pandemia a parte, il ritmo con cui i decreti legge stanno cambiando la medicina territoriale è elevato. Proprio da questo mese sarebbe dovuto partire anche il provvedimento del Ministero della Salute che disciplina come dotare i medici di medicina generale, pediatri, di apparecchiature diagnostiche di primo livello, come ad esempio un elettrocardiogramma, uno spirometro, un holter pressorio, un ecofast, per ridurre il ricorso al pronto soccorso degli ospedali. Tutte prestazioni gratuite e niente ticket a disposizione dei pazienti, che possono fare un primo screening delle condizioni di salute ed usufruire di nuovi servizi direttamente dal proprio medico di fiducia. Ma anche questa preziosa novità per il momento resta in stand-by. Le UCAS, che sono le nuove unità che sono state messe in campo, saranno quelle che probabilmente terranno monitorizzato il territorio, perché adesso lo scopo vero non è più quello di prima, è un po' diverso, cioè dobbiamo circoscrivere immediatamente con prontezza l'eventuale emergenza di nuovi casi di contagio, quindi fare immediatamente come un accerchiamento di quello che è stato il gruppo al quale appartiene, cercare quindi di monitorare questa situazione. Poi ci sono in campo delle attività che lo Stato ha messo, cioè ha finanziato circa 225 mi pare milioni per l'acquisto di varie strumentazioni, tra cui elettrocardiografi, apparecchiature per la valutazione della funzionalità respiratoria, spirometri ed altri,
per far sì che il ricorso a livelli ospedalieri per il pronto soccorso sia in un qualche modo un ricorso che sia più appropriato rispetto all'utilizzo che dobbiamo fare del nostro pronto soccorso. L'ospedale deve essere mantenuto in un qualche modo pronto e allertato per la grande emergenza, quell'emergenza che non si può affrontare sul territorio. Per facilitare questo, chiaramente i medici di famiglia saranno ancora una volta funzionari della catena di trasmissione e sicuramente svolgeranno il loro compito così come l'hanno svolto durante questo periodo. Non dimentichiamoci che ci sono stati 163-165 decessi tra i medici e non pochi sono stati anche i medici di famiglia, altrettanto i medici e operatori negli ospedali, purtroppo anche medici di altra qualificazione, poi accanto ai medici i nostri infermieri, accanto ai nostri infermieri i farmacisti, gli autisti, quindi non sono poche le unità che abbiamo perso in questa guerra, perché è stata una vera e propria guerra, una guerra fatta con armi non più quelle convenzionali, diverse, ma è stata una vera e propria guerra che pare che stiamo superando e stiamo uscendo fuori. Speriamo che si riesca a rivivere un attimino con un po' più di serenità quello che è il tempo che sta per venire e che possa regalare un poco di serenità d'animo. Andiamo adesso invece nel Vallo di Diano, decima edizione dei luoghi del Cuore Fai, c'è la Madonna del Monte di Sala Consilina, ce ne parla la nostra corrispondente, sentiamo. È partita a maggio la decima edizione dei Luoghi del Cuore promossa dal FAI. Nato nel 2003, il censimento dei posti italiani da non dimenticare è uno dei più importanti progetti della Fondazione dedicati alla sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio. Alterna due fasi, quella di censimento dei luoghi più amati che si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cittadini e quella degli interventi sostenuti dal FAI su alcuni dei luoghi più segnalati. Tutti sono invitati a indicare fino al prossimo 15 dicembre i luoghi che più amano vorrebbero vedere riqualificati e valorizzati. Ad ogni edizione sono diversi nel Vallo di Diano ad essere segnalati per ottenere i fondi necessari al recupero. Nella classifica provvisoria al momento troviamo ben posizionata con 219 voti al 271esimo posto la Cappella della Madonna del Monte a Sala Consilina candidata dall'omonimo comitato di quartiere. Piccola ma imponente, la cappella in stile tardo barocco si trova in via Mario Pagano nel centro storico salese. Risale al 1772, un monumento religioso ma i suoi spazi sono capaci di ospitare iniziative culturali di qualsiasi genere, confermandosi negli anni luogo di aggregazione, oltre che di storia e tradizioni, come quelle più propriamente religiose, legate ad esempio al rito della vestizione della statua della Madonna. Racchiude un patrimonio di dipinti e statue, l'organo a canne, il bellissimo giardino, tutto semisconosciuto, necessita di interventi importanti per essere vissuto pienamente nella sua bellezza. C'è ancora tanto tempo per votare, per vedere quali sono i luoghi candidati, conoscerne la storia e le caratteristiche e votarli, è necessario collegarsi al sito web www.iluoghidelcuore.it ed esprimere la propria preferenza entro il 15 dicembre. La classifica definitiva verrà poi pubblicata a febbraio 2021. E con questo servizio andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi. L'appuntamento con la nostra informazione si rinnova ad una prossima edizione. Restate sempre sintonizzati sul nostro canale 636 Cilento Channel e seguiteci anche sulle nostre pagine social ma anche in Smart TV. Grazie e arrivederci.